La prima volta in assoluto dei campionati europei Under 21 di pallavolo femminile è la prima volta. Sarà proprio in Puglia. Cerignola e Andria con il Palla Tatarella e il Palasport di Corso Germania ospiteranno dal 12 al 17 luglio la rassegna continentale. Questa mattina l'aula consiliare del comune di Cerignola ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del prestigioso evento. È una grande soddisfazione, tutto questo si può ottenere se ci sono dei dirigenti capaci, appassionati, ma soprattutto se ci sono delle attrezzature e degli impianti che possono ospitare queste manifestazioni. Io credo che Cerignola, dopo la promozione in Serie C, ha questo grosso avvenimento che porterà il meglio dell'Europa dalla pallavolo e quindi un bel successo. L'unione fa la forza nello sport anche a livello organizzativo e nel caso specifico l'unione delle forze tra le amministrazioni di Cerignola e Andria consentirà alla Puglia di ospitare gli Eurovolley Under 21 femminili. Il tifo per le azzurre, per le nostre atlete è assolutamente assicurato. Cerignola è una città tifosa, tra virgolette, vive in maniera entusiastica gli avvenimenti sportivi e fa sentire il proprio cuore quando sta da una parte. Naturalmente sono state previste attività collaterali, cercheremo in tutti i modi di rendere ospitale la nostra città, quale comunque essa è, e stiamo proponendo uno sforzo, vi assicuro, molto molto importante per ottenere tutti questi risultati e perché Cerignola, la nostra città, faccia bella figura. Siamo pronti, il palazzetto sta, nel palazzetto si sta lavorando, si sta mobilitando sia tutto l'ufficio che ringrazio, gli uffici che ringrazio e si stanno mobilitando, sia anche tutte le associazioni sportive, in particolar modo la polisportiva che già dallo scorso anno, come sapete, utilizza questi impianti e li gestisce, organizza quindi il loro percorso sportivo. Ci sta aiutando tantissimo nella pulizia, nell'organizzazione, nell'accoglienza. Ecco, credo che la città e tutta questa organizzazione lavorano nella gioia piena insieme ai due comuni per dare respiro alla comunità, per dare respiro accogliendo questi campionati europei che sicuramente ci faranno gioire e ci faranno vivere la dimensione dello sport nel benessere, nel passaggio educativo e nella relazione con le persone, con un'attenzione particolare alla pace. C'è da fare il tifo per le azzurre inserite nel quadrangolare con Austria, Serbia e Ucraina, quello che si disputerà a Cerignola. 8 complessivamente le squadre al via. Nell'altro raggruppamento, quello di Andria, ci sono Danimarca, Israele, Polonia e Turchia. Fase eliminatoria dal 12 al 14 luglio, poi semifinali il 16 e finale al Palla Tatarella il 17 luglio. Questo gruppo che arriverà a Cerignola è composto per la maggior parte del gruppo che ha vinto l'anno scorso i campionati del mondo con l'Under 20. E quindi sicuramente qualcuna già c'è, l'Opostan Kvalor sta già giocando una nazionale maggiore, ma non solo lei, ce ne sono anche altre, c'è la Lubian, sono tante ragazze che speriamo di rivedere qui a Cerignola, perché purtroppo, per fortuna, saranno impegnate proprio nella finale delle VNL in contemporanea in Turchia. Quindi sicuramente è un gruppo competitivo, molto molto forte, ben diretto dal tecnico Pieragnoli. Ci auguriamo che insomma faccia un percorso fino alla fine e che domenica 17 possa essere poi a raccogliere i frutti del lavoro fatto in questi anni anche dalla federazione.